Tra le tante escursioni che la nostra bella Lombardia offre, c'è quella in prossimità del Passo del Tonale, denominata Sentiero dei Fiori. Per parlarne con noi è Gianfranco Molteni di Alzate Brianza, che ha affrontato questo trekking, questa escursione, ha realizzato anche delle bellissime immagini e con lui appunto documentiamo il Sentiero dei Fiori. Allora, Gianfranco, dici qualcosa in merito alla tua esperienza. Allora, devo dire che il Sentiero dei Fiori è quello più richiesto al Passo del Tonale, perché il Sentiero dei Fiori difatti viene ritenuto un sentiero stupendo da fare. Difatti le immagini che vedrete, queste sono immagini di repertorio, perché quest'anno non l'ho fatto. Sono tutti degli anni scorsi, perché il Sentiero dei Fiori io l'avrò fatto una ventina di volte. Comunque non è mai uguale fare il Sentiero dei Fiori, perché cambia sempre, siccome si viaggia tutto sui 3000, cambia sempre cosa trovi da superare. Questo Sentiero dei Fiori sarebbe il percorso che facevano appunto i soldati in tempo di guerra. Quindi sono tutte passerelle, sono tutte scalette, logico, in sicurezza. C'è tutto cavo e devi agganciarti. Allora si parte dal Tonale, giù in basso, si sale fino al Passo del Castellaccio e da lì si mette l'imbrago, il kit di ferrata e si parte a fare proprio questo vero sentiero. Il sentiero, come ripeto, già tante cose bellissime da superare, tra cui due ponti himalayani. Quelli vedo che tutti, dopo aver fatto quei ponti lì, sono tutti entusiasti di quei ponti. Eccitati più che altro, ecco. Tu hai parlato di una quota decisamente alta, 3000 metri, quindi si arriverà anche su ghiacciaio, immagino. Sì, e dipende anche dalle annate come sono, perché certe annate non si può neanche farlo, per dire, perché troppa neve, troppo ghiaccio. E invece se purtroppo adesso neve ce n'è poca, si possono sempre fare e vedo che tutti sono sempre contenti. Però il Sentiero dei Fiori si può anche allungare. Non è solo arrivare finito il Sentiero dei Fiori, basta, si ritorna sotto. Si può addirittura continuare a fare le altre cime per chi vuole. Difatti si fa cima Payer, cima Venezia, poi si va avanti. Però questo, l'allungare quel sentiero lì, lo dico subito, dà abbastanza esperti. We'll be right back.
Ecco, perché si chiama Sentiero dei Fiori? Questo perché allora c'erano varie varietà di fiori, adesso non c'è più niente, adesso trovi solo rocce e basta. Qua si parla quando appunto c'erano, purtroppo c'era la guerra, quando c'era ancora l'erba, c'erano i fiori, è per quello che hanno chiamato il Sentiero dei Fiori. Nonostante l'altezza, insomma, c'era un habitat ancora trovavi, verdeggiante. Sì, lì trovavi appunto, era un bel sentiero per quello. Purtroppo era stato ideato per la guerra, però. Ah, in questo caso lo si percorre in quanti giorni? No, questo si fa in giornata. Logico, bisogna essere un po' allenati, perché solo dal Tonale a salire il Castellaccio è già una bella faticata. Quante ore di cammino? Tutto compreso sarà 5-6 ore. Quindi è una bella gita, sì, di giornata. Sì. Anche se attrezzati. No, devono essere attrezzati, perché questo sentiero qua senza imbragatura e senza chi di ferrata non si fa, perché è troppo pericoloso. Bisogna essere sempre agganciati. Poi se stanno passando le foto, vedono le foto e capiscono com'è il sentiero. Dunque, abbiamo detto la partenza dal passo del Tonale, con arrivo sempre al Tonale. Sì, però il primo pezzo si fa anche in funivia. Quindi c'è la possibilità eventualmente di ridurre il percorso facendo il primo tratto in funivia. Sì, si sale quei 900 metri che già riducono il dislivello. Che dislivello c'è per quanto riguarda l'intero percorso? Allora, sono 900 metri se non si fa la funivia, e ci sono altri 900 metri a fare l'altro pezzo. Lo dico perché io parto senza funivia, quindi sono 1800 metri a fare tutto il giro. E non è sicuramente uno scherzo. No, se si parte proprio da sotto, no. Devi essere abbastanza allenato. E allora ringraziamo Gianfranco Molteni per questa descrizione che riguarda il Sentiero dei Fiori al passo del Tonale.